È stato un rarissimo caso di meningoencefalite fulminante scatenata dalla sesta malattia a provocare la morte del piccolo Alberto Covolo, un angelo di soli 20 mesi, morto venerdì nel reparto di terapia intensiva pediatrica al San Bortolo di Vicenza, lo stesso dove lavora nel reparto di oncologia la mamma, 29 anni, Irena Baio, di professione infermiera. La morte del bimbo ha lasciato nella disperazione più totale i genitori, il papà Christian Covolo di 30 anni, i familiari e quanti gli volevano bene, costernata e ammutolita l'intera comunità di Breganze, dove le due famiglie sono molto conosciute, anche se la coppia viveva con il piccolo Azzuliano. La gravissima patologia se l'è portato via in poco più di 3 giorni, nonostante fosse iniziata come una delle malattie esantematiche fra le più banali dei bambini. Generalmente, infatti, la sesta malattia non comporta particolari conseguenze, sparisce in pochi giorni, è causata dall'herpes virus umano di tipo 6B, che una volta entrato nell'organismo scatena una reazione immunitaria. I sintomi più comuni sono alcuni giorni di febbre molto alta, successivamente la comparsa di un esantema con bollicine piatte di colore rosa. Nel caso del piccolo Alberto, lo sfogo invece di coinvolgere la pelle ha coinvolto gli organi interni, provocando l'encefalite fatale. Dopo le cure iniziali, la febbre alta, i genitori si erano rivolti all'ospedale di Sant'Orso e qui i sanitari del reparto di pediatria, visto l'aggravarsi delle condizioni, ne avevano disposto il ricovero nella terapia intensiva pediatrica, dove le condizioni si sono aggravate irreversibilmente. A nulla sono valsi l'intreccio di cure mediche, preghiere e messaggi di speranza. Buono, allegro, solare, a tiracoccole, questo era il piccolo Alberto, un angelo caduto in terra. La bara bianca dedicata alle anime più candide giungerà al Duomo di Breganze dall'ospedale di Vicenza, dove è stata custodita in questi giorni in attesa del funerale che sarà dato domani alle ore 16.